Buonasera a tutti, grazie Luca e ringrazio il Presidente per l'accoglienza e per questa possibilità di poter discutere insieme, di ritrovarci dopo tanto tempo, almeno per me sono le prime occasioni di così rivolgermi di nuovo a un pubblico in presenza, quindi tanto più l'evento è benvenuto e ringrazio ovviamente gli organizzatori del Festival Mimesis e Paolo D'Angelo che ha voluto venire qui da noi a presentare questo suo ultimo libro di recentissima apparizione, Il paesaggio, teorie, storie e luoghi. Io volevo così avere una conversazione con l'autore, per cui spenderò pochissime battute introduttive, diciamo così, più che altro per cercare di comunicare qual è l'impressione che ho ottenuto nella lettura di questo testo, e dopodiché passeremo in rassegna alcune tematiche, appunto coinvolgendo direttamente l'autore che ci dirà la sua su alcuni spunti individuabili, così attraversando il testo recentemente pubblicato. Volevo cominciare con appunto una piccola idea di massima che ho ricevuto leggendo il testo e che mi ha particolarmente catturato. Se dovessi dire un pochino qual è il carattere filosofico di quest'opera, cioè che cosa ci rimane come, diciamo così, posizione di pensiero dell'autore che l'ha scritto, direi che Paolo D'Angelo ci insegna anzitutto a tornare a fare i conti con una cosa che è un po' sparita dal dibattito filosofico, che io chiamerei la mediazione. E cioè ci insegna in qualche maniera, e questo forse ha a che vedere, almeno nella mia percezione, con la struttura anche tripartita del testo, appunto teorie, storie e luoghi, ci insegna a non cadere in quelle facili seduzioni che in molta parte di una certa tendenza, diciamo così, del contemporaneo, chiamerei una cultura dell'immediatezza invece. Che cosa intendo con una cultura dell'immediatezza? L'idea per la quale, ad esempio, alcuni ci propongono teorie nelle quali tutto diventa natura. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera uscire da una dinamica nella quale appunto esiste una dialettica tra natura e cultura, che è quella che di fatto sperimentiamo anche ora in maniera molto concreta quando veniamo in un posto come questa bellissima villa e ci troviamo fuori appunto la dimensione del giardino, del paesaggio esterno. Prima dalla macchina arrivando guardavo fuori proprio cercando di vedere se riuscivo a notare alcuni elementi che vengono in parte trattati anche nel libro, di questo paesaggio che è insieme naturale modificato dall'uomo, caratteristica estremamente rilevante del paesaggio italiano. Il paesaggio italiano è raramente un paesaggio sublime nel senso appunto di un modello quasi patagonico nel quale io possa naufragare in uno spazio aperto che non è mai stato toccato dall'azione umana. Qui, quando noi parliamo di paesaggio, e su questo insiste moltissimo anche il libro di Paolo D'Angelo, parliamo sempre di un paesaggio che è insieme naturale e umanizzato, rielaborato dall'azione umana. Per cui, in qualche modo, dobbiamo cominciare a pensare che non esiste una pura natura da recuperare in contrapposizione a una civiltà che l'avrebbe semplicemente inquinata e che dovrebbe invece recedere lasciando spazio a una sorta di riboscamento generale del mondo nel quale l'uomo debba un po' far sparire le proprie tracce per far emergere in maniera immediata appunto il mito del selvatico, come viene anche descritto nel testo. Allo stesso modo però non esiste neanche una culturalizzazione totale. Se pensiamo ad esempio ad alcune altre tendenze del contemporaneo, tutto il discorso sull'artificialità, il postumano, anche parliamo anche in questo festival di digitale, digitalità, no? Quindi l'idea che tutto venga trasformato da forme della cultura tecnologicamente connotate per le quali non esisterà più una natura indipendente dall'intervento artificializzante dell'uomo. Anche questa è un'opzione estremistica che tende a rendere immediato il dibattito, nel senso che non concepisce tanto il rapporto e il sistema di mediazioni tra natura e cultura, ma ci porta invece a considerare in maniera estremizzata una sorta di appunto paesaggio completamente denaturalizzato nel quale tutto diventi artificialità, governato appunto dalle prassi della tecnica o della tecnoscienza così come ci è presente nella società contemporanea. Dicevo, quindi la tripartizione del testo, teorie, storie, luoghi. Non a caso appunto usavo il termine di ascendenza hegeliana mediazione, perché la teoria da sola
È in grado di parlarci di qualcosa di concreto come il paesaggio, qualcosa che è sempre incarnato in una dimensione storica, cioè che ha attraversato un sistema di stratificazioni, il mondo del lavoro, il mondo delle pratiche, il mondo delle istituzioni, il mondo delle attività umane che hanno storicizzato il paesaggio, rendendolo esattamente quel paesaggio che possiamo percepire, che non sarebbe esattamente lo stesso se invece fosse semplicemente un contesto idilliaco, non elaborato dai processi storici. E poi dopodiché, una volta che abbiamo messo a fuoco i concetti che vogliamo utilizzare, li confrontiamo con ciò che la storia ci consegna, le pagine su Goethe, il viaggio in Italia di Goethe, le pagine su Carl Gustav Carus e successivamente poi appunto su von Humboldt e su Simmel, che rappresentano un po' gli strumenti storico-teorici e concettuali storicamente depositati, ai quali l'autore si rivolge per, come dire, specificare il suo discorso e farci capire come molti dei discorsi che facciamo vengono da lontano e possono essere reinterpretati attraverso una strumentazione che evidentemente ci viene consegnata da una tradizione. Quindi la teoria concettuale, in senso più astratto, quasi preliminare, che identifica i concetti, si nutre di un elemento che proviene da una lunga tradizione che ha saputo pensare queste cose, e l'autore le pensa insieme agli autori che ho evocato. E successivamente, dal rapporto tra le due, che cosa discende? Ovviamente è una mia lettura, quindi poi vorrei sapere che cosa ne pensa il professor D'Angelo. Discende la capacità appunto di storicizzare lo stesso discorso sul paesaggio, riconducendolo a una forma concreta. Quindi, se partivamo da un elemento più ampiamente concettuale, filtrandolo con un discorso storico concreto, arriviamo a poter narrare, a poter parlare di paesaggi direttamente coinvolti e visibili. E qui le ultime pagine del testo, la terza parte del volume dedicata ai luoghi, si interroga sul paesaggio dell'Alta Murgia, sul paesaggio pugliese modificato dalla pianta della xylella fastidiosa che ha interagito col contesto della produzione dell'ulivo, quindi anche qui un contesto tradizionale, la pianta dell'ulivo come pianta tradizionale sia per l'economia che per la storia di quei luoghi, ed infine un aperçu finale su un monte romano specifico del quale forse poi il professore magari vorrà parlarci. Questo è un po', come dire, quello che io ho capito da questo testo, e che mi sembra fatto da un lato contro posizioni eccessivamente eclatanti, che spesso vogliono più che altro stupire, ma non fanno i conti con la concretezza. Un testo pieno di concretezza è proprio anche bello attraversare le pagine, perché in una raffinata serie di riferimenti storici, culturali, in una anche discussione estremamente avvertita del dibattito contemporaneo, veniamo poi anche ricondotti a luoghi che magari non conoscevamo, che magari abbiamo in qualche maniera o visitato o lambito nella nostra esperienza anche del nostro paesaggio. Quindi c'è insieme un elemento di esplorazione e scoperta di un mondo concreto, una nutrita serie di riferimenti storici estremamente giocati con grande eleganza, e poi lasciatemelo dire, su questo poi chiudo questa prima, come dire, così prefazione indiretta del testo, lasciatemelo dire, il testo è anche veramente ben scritto. C'è un testo godibile che si legge con grande attenzione, ma anche ogni tanto abbandonandosi a delle finezze espressive, come quando, e questa ve la leggo perché così mi ha catturato anche il mio interesse di lettore, come quando sulla chiusa del discorso appunto di presentazione dell'Alta Murgia si parla di Castel del Monte. Si parla di Castel del Monte, che questa costruzione del XIII secolo, Federico II di Svevia costruisce, non direttamente, ma fa costruire questo castello che gioca su una sorta di prismatica ripetizione della figura dell'ottagono. L'avete probabilmente vista, o comunque l'avete vista, magari ne avete un'idea quantomeno fotografica o televisiva, e il professore poi si concede una piccola descrizione, un piccolo tocco finale, che dà proprio l'idea anche di questa capacità, come dire, di trattare con la penna e anche elementi così apparentemente così marginali rispetto al discorso che sa condurre, ma che in realtà riescono a fare del testo anche un testo che si vuole leggere, che credo che comunque sia un guadagno importante. Allora vi leggo questa pagina. Se la recupero, eccola qua,
Siamo, poi mi perdo nei meandri dei miei segni, eccoli qui. Siamo nel volume, per chi volesse consultarlo, pagina 164. Sentite quindi la descrizione di questo squarcio, appunto, dove compare il castello. Le cose riprendono il loro ordine, il paesaggio si distende ai nostri piedi, si offre a uno sguardo che cerca l'orizzonte e si orienta. Perché il castello, se anche sia stato costruito con funzioni di casino di caccia, sempre un castello resta, così roccioso e chiuso e impenetrabile in sé, ma aperto a dominare lo spazio circostante come un condottiero che scruti dall'alto di una postazione fortificata le piane sulle quali a breve dilagheranno le sue truppe. Beh, a me leggendo questo passaggio mi è venuta in mente la fortezza Bastiani, quasi di buzzattiana memoria, ho come rivisto una scena, come dire, a cavallo tra un romanzo, un film, appunto dipinta anche con una certa abilità. Ciò detto, appunto, direi che per quanto riguarda la mia impressione e il motivo per cui questo libro può essere importante, il motivo per cui vi direi leggetelo, penso di averlo detto, ed ora avrei invece una tematica più specifica con la quale incominciare il dialogo con Paolo D'Angelo. E il primo tema che volevo mettere a fuoco, poi per ogni tema cercherò magari di leggere alcuni passaggi del testo, così perché è anche bello presentare un libro, far sì che sia il libro a parlare e così recedere un po' in secondo piano, quantomeno per me come figura del presentatore. Il primo tema che volevo toccare era questo che di fatto riguarda quello che ho già detto in maniera forse embrionale, cioè il problema di una critica a quella che potremmo definire una forma di naturalizzazione ingenua e universale. Cioè l'idea, oggi appunto decisamente inflazionata, anche ad esempio con riferimento a Gilles Clément, il paesaggista francese che si occupa appunto di giardini, che ha costruito la propria casa da giardiniere, come recita il titolo di un suo famoso libro, forse lo conoscete per il terzo paesaggio, che parla di giardino planetario, un giardino planetario nel quale dovrebbe venir meno esattamente quella distinzione tra natura e cultura, poiché invece l'azione, l'ethos, le attività coscienti, la capacità in generale di produrre mondo dovrebbero essere consegnati a una natura universale che dimentica o quantomeno riesce a risolvere la soggettività come un'inezia che fa parte della sua attività fondamentale, ma che non diviene più specifica nella creazione di mondo, cioè il mondo, proprio la Weltbildung, come direbbero i filosofi, diciamo, della tradizione fenomenologica, verrebbe non tanto creato in questa sorta di mediazione dialettica tra l'elemento umano e l'elemento naturale, ma sarebbe invece possibile delegare un bene integrale puramente ecologico a una natura che è in grado da se stessa di produrre le proprie forme indipendentemente dall'umano e anzi sottraendo all'umano qualsiasi ruolo prioritario all'interno di questo scenario. Il professore si scaglia in maniera direi abbastanza vivace contro questa opzione. Vi leggo alcuni passaggi e poi vorrei che appunto ci raccontasse un po' che cosa ne pensa o se forse magari ho semplicemente io travisato integralmente l'orizzonte concettuale che voleva esporci. Leggo quindi dal libro, inizialmente pagina 10, poi vi dirò le pagine se qualcuno volesse gettare un occhio. Scrive Paolo D'Angelo. Dobbiamo guardarci, tuttavia, da un modo troppo facile di pensare la differenza, opporre il paesaggio in quanto naturale al giardino in quanto artificiale, proprio perché queste prime pagine sono organizzate nel tentativo di distinguere tra paesaggio e giardino, cogliendo differenze e somiglianze, e proprio da qui poi c'è il tentativo di criticare il giardino planetario che non vede le differenze, effettivamente, di Gilles Clément. Il giardino diventa altra cosa dal paesaggio, ma solo perché quest'ultimo è inteso in modo del tutto inaccettabile come natura relativamente libera da ogni intervento umano. Essendo ovvio che l'apprezzamento di un luogo come giardino non può essere assimilato all'apprezzamento di un luogo naturale, ne segue che non si può apprezzare un giardino come se fosse un paesaggio e viceversa. Conseguenza che si potrebbe anche accettare se non fosse ottenuta negando quella che a noi appare una caratteristica intrinseca del paesaggio,
specialmente di quello italiano ed europeo, e cioè il fatto che il nostro paesaggio è sempre frutto di una interazione tra uomo e natura o tra natura e cultura. E proprio questo, direi, rappresenta uno dei centri del libro su cui inviterei Paolo D'Angelo a contribuire. Sì, grazie. Innanzitutto grazie a tutti voi che siete venuti in questi tempi in cui riniziamo a incontrarci dopo un periodo lungo in cui siamo stati forzatamente divisi. Ringrazio anche Luca Taddeo per l'organizzazione e il presidente della fondazione che ci ospita, ma ringrazio soprattutto Marcello Barison sia per la presentazione generosissima, sia perché ha colto, direi, pienamente lo spirito effettivamente di fondo di questo libro. L'idea del paesaggio che mi interessa è proprio il fatto che il paesaggio rappresenta una mediazione felice tra intervento umano e natura. Un paesaggio che ci soddisfa, un paesaggio in cui ci sentiamo conciliati con noi stessi, è un esempio di integrazione possibile tra lavoro umano e natura. Ecco perché mi ha fatto molto piacere che tu sia partito da alcuni esempi concreti di paesaggio. Quello che ho cercato di fare è stato appunto anche quello di vedere come è possibile poi interpretare questa integrazione cultura, natura, artificialità a partire anche da luoghi determinati. Sono partito da luoghi penso non notissimi, per esempio l'Alta Murgia è un paesaggio singolare per molti versi, non ha quasi nulla a che vedere con la parte delle Murge più nota, quella di Alberobello per intenderci, quella che si chiama la Murgia dei Trulli. È un paesaggio apparentemente dove domina la natura, pensate che si può, è un parco, si può aggirarsi per un giorno intero in questo parco senza incontrare un paese, una casa, eppure è un paesaggio assolutamente segnato da secoli di pastorizia, per esempio, dove le strade sono i tratturi, dove le costruzioni sono i pagliari fatti con pietre messe una sull'altra, come dei trulli, ma molto più poveri, molto più diciamo rozzi anche. E poi mi ha colpito, appunto sono contento che Marcello abbia voluto leggere proprio quella pagina, perché poi da questo terreno che sembra fuori dalla storia, dove la storia è quella dei pastori, quindi una storia, si arriva al Castel del Monte lo ricorderete, è un'immagine molto, molto familiare. Anche il film di Matteo Garrone, dal Conto dei Conti, c'è una favola che è ambientata al castello, ma in cui si vedono quasi solo gli interni. Però questo castello è come diciamo, un avamposto poi sul declivio che va verso il mare, è un po' come un trait d'union, una ricucitura tra questo paesaggio arcaico, un paesaggio dove veramente non è una banalità, un luogo comune dire che il tempo si è fermato, e un paesaggio invece che diventa storia. Ecco, che è storia, perché poi il Castel del Monte è storia, è Federico II, è la casa di Svevia, è così, la gran parte della storia dell'Italia meridionale. E perché allora criticare queste posizioni che mi sembrano evocare una nostalgia di una natura assoluta, di una natura pura. Guardate, Gilles Clément è un grandissimo autore a cui tutti dobbiamo molto. Io stesso credo che l'idea del terzo paesaggio sia un'idea straordinaria per interpretare i nostri paesaggi, per interpretare quei paesaggi di confine dove non c'è ancora la campagna, ma non c'è più la città, no? Sono esperienze importanti che ci aiutano a leggere il territorio, e sicuramente questa nozione è una nozione notevole, ma è una nozione che va in senso opposto, direi, a quell'altra del giardino planetario. In Clément c'è una sorta di,
come dire, di provvidenzialismo naturale, cioè l'idea che la natura da sola sia la cosa migliore per l'uomo. Ecco, io credo che noi oggi viviamo molto chiaramente una contrapposizione. Abbiamo del tutto abbandonato il mito prometeico, faustiano, dell'uomo come padrone della natura, dell'uomo come signore che fa della natura ciò che vuole. No, questo è un mito che ci preoccupa perché sappiamo quali conseguenze ha avuto, ma a volte ci gettiamo un po' troppo fiduciosamente nel mito opposto, cioè nel mito di una benevolenza della natura nei nostri confronti, un'idea che solo fino a qualche decennio fa sarebbe parsa inaccettabile. Pensate a quello che scrive Leopardi sulla natura nel dialogo della natura di un islandese, dove la natura è il nemico assoluto, no? Ecco, quest'idea invece che domina oggi è quella di una natura che di per sé stessa e senza alcun intervento umano sarebbe certamente migliore, non in se stessa, questo è ovvio, cioè la natura lasciata a se stessa saprebbe regolarsi benissimo per la natura e per le specie naturali. Per l'uomo sarebbe altrettanto l'ambiente migliore. Gilles Cremin ha una posizione singolare, cioè sostiene per esempio che il momento in cui eravamo nomadi, cacciatori, raccoglitori e non c'era ancora la stanzialità, non c'era ancora l'agricoltura, era il momento in cui la natura serviva perfettamente l'uomo e l'uomo viveva in una specie di idillio naturale. Ora, è un'idea singolare sia perché probabilmente quella condizione protostorico preistorica era sicuramente una situazione in cui l'uomo era esposto a mancanza di cibo, incapacità di provvedere molto spesso alla propria sopravvivenza, no? Quindi presentarla come un idillio mi sembra un po' qualcosa di analogo a quello che Engels faceva per il comunismo primitivo, no? Nell'origine della famiglia, la società privata e lo Stato, no? C'è quest'idea che è molto umana, cioè che ci sia stato un tempo in cui vivevamo in perfetta armonia con la natura, che è naturalmente un mito, e se volete anche un mito che ha un'origine che ci riporta all'idea di giardino, no? Perché è l'Eden, è l'idea di una natura che provvede benignamente a tutti i nostri bisogni, e qui c'è, e questa è l'idea un po' che Clément offre in quella teorizzazione di un'epoca in cui tutto sarebbe stato favorevole all'uomo. Pensate soltanto al fatto che evidentemente solo l'agricoltura e solo la stanzialità hanno portato a un vero e proprio incremento di popolazione, che significa che probabilmente quello stato così rimpianto da Clément era uno stato di sopravvivenza in cui l'uomo riusciva a stento a sopravvivere. E poi c'è l'altra idea, cioè il giardino è un ideale per il paesaggio. Io sono un amante dei giardini, ho appena intravisto il bellissimo giardino di questa villa altrettanto bella. Il giardino è sicuramente una grande realizzazione, ma è un buon ideale per il paesaggio, come pensa Clément, cioè fare della terra un giardino. Beh, volendosela cavare con una battuta, sarebbe come voler fare del mare un acquario, sostanzialmente. Cioè il giardino è un esempio straordinario di utilizzo di elementi naturali per creare un ambiente gradevole, vivibile, affascinante, ma non è un buon modello del paesaggio. Non è un buon modello del paesaggio perché innanzitutto farebbe pensare che l'ideale sia togliere al paesaggio la sua naturalità, che non è ovviamente l'idea che ha Clément. Clément ha l'idea opposta, cioè che tutto diventi giardino in quanto tutto diventa ambiente rispettato e disponibile ad essere lasciato nella sua condizione naturale. Ma pensate a quanto è
lontano anche dalla nostra esperienza fenomenologica del paesaggio, il giardino, no? Il giardino ha come, è un termine che in molte lingue deriva dall'idea di recingere, di chiudere, no? Di porre delle barriere. La radice di garden, garten, è guard, che vuol dire chiudere, vuol dire contornare, no? E questo anche nelle lingue che invece, in cui i giardini sono orti, no? Come in spagnolo, dove il giardino è il huerto, però anche il huerto è un luogo chiuso. Ecco, allora lì vedete proprio la differenza. Il paesaggio è aperto. Constable, il grande pittore di paesaggio, diceva che perché ci sia paesaggio ci vuole il cielo, no? Se non c'è il cielo non c'è paesaggio. Infatti, quando guardate il paesaggio cosiddetto dall'aereo, non vedete propriamente un paesaggio perché non vedete il cielo, vedete solo la terra. Allora, questa idea dell'apertura è fondamentale nel paesaggio. E c'è un altro aspetto, secondo me, che è distorcente nel pensare il paesaggio come giardino, perché la bellezza del paesaggio è che il paesaggio non è di nessuno, è di tutti, no? Il giardino è sempre di qualcuno, anche se i giardini sono pubblici, come si dice, sono proprietà pubblica, ma sono proprietà, cioè il giardino è di qualcuno, il paesaggio non è di nessuno, e c'è questa cosa straordinaria che il paesaggio è di tutti, cioè ognuno lo può, c'è un bel passo di Emerson, che era il filosofo che poi ha instradato Thoreau, l'autore del Walden o La vita nei boschi. C'è un bel passo di Emerson che dice: io guardo la campagna e vedo che fino a lì è proprietà dei Mill, da lì in poi è proprietà dei Jones, da lì ancora in poi è proprietà dei Mortimer, ma il paesaggio non è proprietà di nessuno, quel paesaggio è di tutti, no? E questa è l'altra idea bella per cui secondo me parlare di ridurre il paesaggio a giardino è appunto una riduzione, cioè è togliere l'aspetto aperto del paesaggio, no? È vero, il paesaggio è anche contornato, questo lo dice Simmel, su cui sicuramente poi torneremo. Il paesaggio certamente è contornato in qualche modo, ma è contornato sempre sullo sfondo dell'aperto, cioè sullo sfondo dell'illimitato. Simmel dice proprio che l'esperienza paesaggistica nasce quando noi sì ritagliamo qualcosa, ma lo ritagliamo avendo sempre presente l'infinità della natura. Ecco, questa cosa probabilmente la viviamo nel paesaggio e non la viviamo nel giardino. Tant'è vero, chiudo, visto che ho cominciato a parlare male di Clément, proseguo a parlare male di Clément, che Clément ha quest'idea, a mio parere, paradossale. Cioè che il paesaggio si può dare sia nel grande sia nel minuscolo. E questo non è vero. Cioè un paesaggio in miniatura non si può dare. Si può dare un giardino in miniatura, no? Molti giardini giapponesi sono per esempio dei micro giardini, ma un paesaggio in miniatura non è un paesaggio, è un'altra cosa. Grazie. E io allora così prenderei spunto anche da alcuni temi che hai toccato e che poi cercheremo di approfondire, e partendo anzitutto proprio da quest'idea della natura matrigna che dicevi, appunto citando Leopardi, che la natura in qualche maniera non è sempre qualche cosa, cioè la natura in sé chiaramente potrebbe e è sopravvissuta nei millenni, nei milioni di anni, ma la natura rispetto a noi e per garantire appunto quelle condizioni nelle quali si sviluppa la vita umana sul pianeta, è una natura che non sempre ci è gentile. E tu nel tuo testo, a un dato punto, tocchi uno di quei macro eventi, il terremoto, che effettivamente rappresenta tra le catastrofi naturali, soprattutto anche per il nostro paese, per la penisola italiana, sulla quale tu peraltro ti soffermi con particolare puntualità. Questo è anche un bel libro per, ripeto, riscoprire luoghi che ci sono anche vicini o che ci appartengono. Non si tratta, appunto, citi ogni tanto il paesaggio islandese come appunto una forma completamente altra. Noi non abbiamo quel genere di paesaggio, il paesaggio europeo, specificamente italiano e francese, dici nel testo, ha delle caratteristiche altre che sono quelle su cui si interroga il libro. Parlando del terremoto, ti poni un altro problema, che è quello del rapporto, a mio parere, tra paesaggio e storia. Nel
Nel senso che il terremoto a volte va a incidere sull'insediamento storicamente connotato e poi si apre quel problema ampiamente discusso, che è anche molto, molto acceso sia sulla stampa che per l'opinione pubblica, della ricostruzione. Come ricostruire? Storicamente le opzioni sono state sempre due, appunto la ricostruzione in situ, dov'era e com'era, tentando appunto di ricostruire, poi parliamo in una terra come appunto il Friuli, che è stata particolarmente interessata da questo tipo di fenomeni, quindi sapete benissimo di che cosa si sta parlando in maniera diretta. Quindi o dov'era o com'era, oppure off-site, cioè l'idea di abbandonare contesti problematici dal punto di vista geologico, che hanno una loro criticità, ricostruendo qualcosa, qualcos'altro. Fai l'esempio seicentesco di Noto, e questo riguarda appunto il grande triangolo barocco siciliano, dove questa ricostruzione avviene con uno splendore, una capacità di produrre un modello felice, indipendente, che ha un suo radicamento nel territorio e che risulta riuscito. Dopodiché dici, però, guardiamo altri esempi più recenti, fai riferimento ad esempio a Gibellina, dove forse alcuni conosceranno appunto le varie opere d'arte, il grande Cretto di Alberto Burri, e l'idea, ma che abbiamo anche quando andiamo appunto a visitare alcuni insediamenti che ci vengono propinati a volte televisivamente come la soluzione ai problemi del terremoto, in luoghi altri, dove dici si percepisce un elemento di provvisorietà, un fattore non aggregante, qualcosa di inospitale, come se la vita non riuscisse ad attecchire di nuovo in tutta la sua forza in questi nuovi insediamenti, proprio perché astratti, incapaci di relazionarsi in maniera concreta al territorio. Allora io anche qui, leggendo un breve passo dal tuo testo, devo dirti che peraltro mi ha fatto veramente pensare questa impostazione, perché nelle mie peregrinazioni mi è capitato molto spesso, per indagare un po' l'architettura, di andare a vedere queste grandi capitali del moderno, Brasilia, Chandrigarh appunto in Punjab, la stessa Washington, cioè questi luoghi inventati un po' dal nulla, dove si decide a un dato punto ci deve stare la capitale, si chiamano grandi architetti, si costruisce un modello che in sé ha una grande coerenza dal punto di vista della pianificazione architettonica, poi però in questi luoghi manca quell'esperienza storica della vita che ti fa sentire in qualche maniera a casa, incluso in un luogo che abbia delle dinamiche vive nel quali la struttura architettonica, le relazioni sociali, le relazioni umane abbiano veramente quel senso di appunto aggregazione che in effetti sembra un po' risucchiato da un'architettura quasi metafisicamente neutralizzante, nella quale ci sembra di non poter vivere nonostante si sia circondati da edifici magari estremamente raffinati dal punto di vista della progettazione. Quindi dico, questo è veramente un problema che mi interesserebbe tu potessi trattare, anche facendo un riferimento a come mai nel moderno non riusciamo più a fare quello che è stato fatto a Noto, cioè perché l'architettura moderna non ha questa capacità, mentre invece sembra che nel passato riuscissimo a creare anche forme nuove ma in contempo integrate. Che cosa è successo? Ma leggo questo tuo breve passaggio e poi ti cedo la parola. Parlando appunto delle catastrofi, scrive Paolo D'Angelo: il primo e più grande rischio è quello della delocalizzazione degli insediamenti, delle ricostruzioni off-site. Gli esempi che abbiamo portato dovrebbero essere sufficienti a mostrare che questo modello di intervento in tempi recenti non ha funzionato neppure laddove sembrava l'unica scelta possibile in funzione della situazione geologica o ambientale. Forse un tempo siamo stati capaci di farlo, ma oggi è diventato tremendamente difficile. È successo qualcosa di simile a quello che è accaduto con l'architettura moderna. Le nostre città sono cresciute mescolando edifici di epoche e stili diverse, eppure hanno salvaguardato un equilibrio spesso mirabile fino al Settecento. Poi però qualcosa si è rotto e inserire un edificio contemporaneo in un centro storico è diventata un'operazione di estrema delicatezza e difficoltà, se non addirittura, come sostenne Cesare Brandi in una memorabile polemica, affatto impossibile. Allora ti chiedo di gettare luce anche su questa problematica. Grazie. Beh, innanzitutto voglio dire che i terremoti, il post-terremoto di cui parlo nel libro sono essenzialmente il terremoto dell'Aquila e il terremoto dell'Italia centrale del 2016. Nello studiare la letteratura sulle ricostruzioni,
Molto spesso la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli è portata ad esempio perché credo che qui si siano evitati proprio errori che per esempio nel sud Italia sono stati compiuti, ahimè, molto spesso e che spero, almeno da quello che si può capire fino ad ora, si spera che non vengano ripetuti nella ricostruzione post terremoto dell'Italia centrale del 2016. Forse lì i tempi sono, ahimè, lunghi, più lunghi di quelli del recupero dopo il terremoto degli anni 70 nel Friuli, ma almeno speriamo che non vengano ripetuti questi errori. Quali sono questi errori? È l'errore di creare la new town, cioè di spostare il paese, di solito questo si fa quando i centri sono relativamente piccoli. Ovviamente quando i terremoti colpiscono grandi città è raro, anzi io non ho esempi dove questo sia successo. Messina è stata ricostruita nel luogo del terremoto. Sì, ci sono magari degli spostamenti, per esempio a Reggio Calabria, di alcuni quartieri, ma ovviamente la grande città viene ricostruita in situ. Il problema si pone con i piccoli centri e qui che cosa è accaduto? Ahimè, troppo spesso è accaduto che si scegliesse di delocalizzare il paese, a Gibellina, appunto, il paese vecchio che stava sulle colline è stato abbandonato, poi è stato recuperato in un certo senso da un'opera ambientale straordinaria che è il Gran Decreto di Burri, ma il paese nuovo è stato spostato a una quindicina di chilometri in pianura. È stato profuso una quantità di denaro perché sono stati costruiti edifici affidati ad architetti di grande rilievo, sono state tutte le piazze hanno opere d'arte anche di artisti insigni e anche in sé interessanti. Però il paese ha una spazialità completamente sgranata, cioè non ha nulla di aggregante e la sensazione che hanno gli abitanti e anche quella che hanno i visitatori occasionali è quella di uno spazio freddo, di uno spazio poco vivibile, no? E questa è una cosa che si ripete. Uno dei casi che mi ha colpito, per esempio, è che ci sono delle situazioni in cui spostare il paese, l'insediamento, insomma, è praticamente obbligato. Per esempio nel caso di frane. Ci sono paesi, per esempio c'è un paese della Calabria dove c'è stata una grande frana. Il terreno era franoso, ricostruirlo lì era difficile se non impossibile, quindi si è scelto di ricostruirlo nelle vicinanze anche con come dire, con uno spirito diciamo ben disposto, perché per esempio sono state riprodotte le tipologie abitative delle case, era un paese di origine albanese, dove di popolazione albanese, è stata ricostruita con tipologie abitative che ricordavano la tipica casa del luogo. La cosa che colpisce è che gli abitanti di questo paese, quando devono fare la processione, tornano nel loro paese di origine, non la fanno nel paese nuovo, perché quel paese non è il loro paese, è un'altra cosa. Ecco, questo è un pericolo molto grosso e purtroppo è accaduto tante volte, è accaduto in parecchi casi, no? È accaduto anche nel nord, ma sempre per esigenze molto forti, dopo il disastro del Vajont, per esempio, sono stati spostati i paesi, alcuni paesi sono stati spostati, però lì ci sono delle necessità, però i risultati sono sempre molto molto opinabili e al sud questo è stato fatto in più di un caso in modo anche violento, anche straniante per le popolazioni. Sapete, si dice che dopo un terremoto le persone vivono in un paesaggio interrotto, nel senso che hanno perso l'ambiente che era loro familiare, non si ritrovano più. E questo accade anche se rimangono nel luogo, perché chiaramente quel luogo non c'è più e ci vuole tempo perché venga recuperato e magari non viene mai recuperato integralmente. Però ecco, questa interruzione dell'esperienza paesaggistica che gli psicologi che hanno studiato l'esperienza del paesaggio nei terremoti denunciano, se si delocalizza, viene istituzionalizzata, viene resa irreversibile, no? Mentre nell'altro caso si può sperare che ci sia un recupero.
Cosa accade, per esempio, il recupero spesso è molto legato alle salienze architettoniche, ai monumenti, alle chiese, no? So che per esempio anche nel Friuli è stata importante la ricostruzione a Gemona e in altri luoghi, no? Del Duomo, della chiesa. Il monumento in quel caso ha appunto quella funzione aggregante, quella funzione familiarizzante che deve avere l'architettura. Perché le nuove città che tu citi non funzionano? Io ho viaggiato meno di te, quindi Altrove, non dai. ho esperienza. Tra l'altro volevo andare a Brasilia, ma ho fatto un'esperienza, questa sì è abbastanza straniante, cioè che in Brasile non esistono le ferrovie. Cioè, non è che non ci siano dei collegamenti, non ci sono ferrovie, per cui spostarsi significa, se non si ha un'automobile, significa fare ore e ore di pullman, perché le distanze sono molto grandi. Quindi o si sposta in aereo oppure ci si deve spostare con grandi. Quindi non ho visto Brasilia, per esempio, se non nelle foto. Però certamente io direi che queste nuove città hanno un effetto che chiamerei effetto De Chirico. No? Cioè ci si muove in questi luoghi come nelle piazze del De Chirico degli anni 20. Cioè, non a caso spesso, per esempio anche nel piccolo, insomma non andiamo a Brasilia, ma le città dell'Agropontino, Sabaudia, Latina, spesso quando le si vuole nobilitare si dice sembrano piazze di De Chirico, in parte è vero, Anche ma l'euro. anche l'Eur, ma non so, per esempio la Défense a Parigi, cioè la Défense a Parigi è una specie di Eur parigino, cioè una zona allineata con l'Arco di Trionfo a una quindicina di chilometri dal centro, che è una zona di soli grattacieli e grandi spazi. Ecco, trovarsi lì la sera, per esempio, è veramente straniante, perché è uno spazio in cui veramente si dice metafisico, e questo da un lato è una lode perché fa pensare a De Chirico, ma dall'altro, secondo me, è un modo un po' così elegante e mascherato di dire che ci si sente fuori dallo spazio, ci si sente in un altrove, no? Perché avviene questo e perché non siamo più capaci di fare quello che è stato fatto a Noto? Sapete, Noto è stato distrutto nel 1693 da un terremoto terribile del sud della Sicilia. È stato letteralmente spostato 10 chilometri più a valle, ma è venuto fuori una cosa meravigliosa. Una cittadina straordinaria, sia per la posizione, sia per i monumenti, sia per come dire, la straordinaria coerenza del tessuto. Però se andate a Noto vedete, non è una grande architettura, certamente non è Brasilia, non è Neymar, però se andate a Noto, l'unica cosa che stona è un grattacielo o presunto grattacielo, che in realtà è un povero edificio di abitazione di 10 piani, ma basta quello per distruggere una buona parte dell'effetto complessivo della città. Perché non riusciamo più a farlo? È difficile capirlo. In effetti, quello che diceva Marcello è verissimo. Se ci pensate, le nostre città sono degli assoluti palinsesti architettonici, cioè abbiamo costruito barocco dove c'era il Rinascimento, poi abbiamo costruito Settecento dove c'era il barocco, senza distruggere il precedente o distruggendolo solo in pochi casi, no? Però questo si faceva, cioè Bernini metteva le orecchie a Pantheon, cioè costruiva due campaniletti ai lati del Pantheon, che poi sono stati tolti, ma sono stati tolti per un malinteso senso della conservazione e della purezza dell'archeologico, perché in realtà erano un segno di un intervento architettonico singolare, ma non imbruttiva, cioè era un segno proprio di come si faceva, cioè si metteva il barocco su un edificio romano. Perché allora si poteva fare e oggi non si riesce più? Io non lo so, francamente. Forse non si può dire che non ci si riesca in assoluto, però certamente è diventato maledettamente difficile. Io vedo anche
Per esempio, le inserzioni che sono state tentate a Roma non sono felicissime, cioè la teca di Morpurgo sostituita dalla copertura della Rapacis di Maier. Maier ha costruito una bellissima chiesa a Roma in piena periferia e lì funziona perché è il nuovo in una zona urbanisticamente brutta, diciamo pure, dove questa inserzione architettonica dà un colpo d'ala architettonico. Nel centro di Roma funziona poco anche perché continua a mantenere tutte quelle separazioni spaziali che erano state prodotte dagli sventramenti del fascismo di piazza e dal mancato recupero del mausoleo di Augusto. Non abbiamo probabilmente, abbiamo un'architettura che non riesce a dialogare veramente con lo spazio e che troppo spesso presume di creare lo spazio, no? L'idea di Brasilia è proprio quella di creare uno spazio completamente artificiale e questo non funziona anche quando sono grandi architetti a farlo. Guarda, sempre in relazione appunto a che cos'è la modernità, che infine è una delle domande implicite, no, di questo testo, è porsi la domanda che cosa è veramente, cosa significa essere moderni, domanda molto molto complessa. Appunto Latour dice non siamo mai stati moderni, e invece sembra che appunto Latour è però anche quello del Parlamento delle cose, uno dei grandi autori che ci vuole portare fuori dall'elemento antropologico. Sembra che tu dia una risposta invece diversa, che essere moderni vuol dire appunto acquisire dimestichezza con la complessità in qualche maniera del fatto umano, e questo secondo me lo esprimi molto bene anche in alcuni passaggi dove parli della questione ambientale e ti relazioni alla problematica ambientalista mai come oggi in discussione, non solo appunto il recentissimo G20 e tutto quello che è seguito, ma insomma siamo in un'epoca in cui l'elemento del climate change, della questione ambientale, occupa le prime pagine di tutti i quotidiani e anche le nostre discussioni. A un certo punto tu però ti poni un problema, quando l'ambientalismo confligge con alcuni valori estetici primari, come ad esempio la tutela del valore estetico di un paesaggio, che non è semplicemente il paesaggio eclatante, la bella, la costiera amalfitana, le Cinque Terre, luoghi che sono sotto tutela da decenni proprio perché hanno un valore evidentemente eccezionale, eccezionalistico quasi, ma il paesaggio è anche il paesaggio comune, il paesaggio agricolo ad esempio, dove si tende ad esempio oggi a intervenire con le pale eoliche, con tutta la questione dei pannelli solari. Tu ti poni in modo un po' critico rispetto a questa questione, leggo anche qui un breve passaggio e poi volevo un attimino, come sempre, sapere se ci puoi spiegare meglio. Allo stesso modo, siamo a pagina 52-53, vaste superfici agricole sono state sacrificate al posizionamento di impianti solari, questa volta anche in regioni del centro Italia. È così accaduto che spesso le associazioni a tutela del paesaggio si scontrassero non solo con le amministrazioni locali, ma anche con gli ambientalisti, per i quali il vantaggio complessivo per l'ambiente può parere un motivo sufficiente per sacrificare i valori estetici del paesaggio. E poi citi un'intervista dal presidente di Legambiente e chiudi che in realtà appunto apprezza moltissimo questo intervento, dicendo che il paesaggio in fin dei conti è sempre cambiato, quindi non c'è bisogno di tutelare un paesaggio a prescindere, e chiudi con una frase appunto anche ironica, tutto sommato abbastanza pungente. L'intervista è apparsa sul supplemento del Corriere della Sera e si fregia del titolo Buone Notizie, ed è davvero una buona notizia apprendere che, dopo aver devastato metà del paesaggio italiano in nome del benessere, ci apprestiamo a devastarne l'altra metà in nome dell'ambiente. Sì, sono stato un po' provocatorio, però devo dirvi che secondo me il problema è reale, ovvero sappiamo tutti che dovremmo arrivare a una percentuale di energie rinnovabili, io non voglio dare i numeri perché non voglio dare numeri a caso, non li ho segnati, ma comunque una percentuale rilevante. Avete idea di quanti decine di chilometri quadrati di terreno dovremmo utilizzare per fare pannelli solari
per avere il solare sufficiente a coprire quella superficie? Avete idea di quante torri eoliche dovremmo installare per avere quella percentuale di energia rinnovabile dall'eolico e dal solare? Allora uno dice, vabbè, ma in fondo sono impianti che, diciamo, si mettono nella campagna. E non imbruttiscono. Questa è la tesi per esempio, del presidente Legambiente. Dice, ma il paesaggio è sempre cambiato. Una volta coltivavamo grano, poi abbiamo coltivato mais, adesso ci mettiamo i pannelli solari. Non è esattamente così, perché se voi andate a visitare dei grossi impianti fotovoltaici, significa innanzitutto, io parlo del Monte Soratte, lo ricordava Marcello. Ecco, il Monte Soratte è una riserva naturale, una piccola montagna a una cinquantina di chilometri da Roma. Se voi andate da Civita Castellana, che è una bella città sulla Via Flaminia, verso il Monte Soratte, a un certo punto trovate un terreno, io non l'ho misurato, ma spanne sono alcune decine di ettari, completamente coperto di pannelli solari. Ma non è solo quello: per avere i pannelli solari ci vuole una recinzione, perché in passato alcuni ben intenzionati hanno asportato alcuni pannelli solari, quindi si è dovuto recingere tutto. Poi ci vuole un prefabbricato per qualcuno che, non so se permanentemente o periodicamente, vede l'impianto. Poi ci vogliono gli impianti di trasformazione, poi ci vogliono le strade. È un po' quello che succede con le torri eoliche. Una torre eolica su un crinale potrebbe anche non essere troppo discutibile, però significa cementificare, significa fare le strade, significa alterare fortemente i luoghi. Allora io mi chiedo, è poi così ragionevole sacrificare, per esempio, il terreno agricolo per la produzione di energia rinnovabile? Noi, in fondo, per creare energia rinnovabile, sacrifichiamo un bene naturale non rinnovabile, perché c'è poco da dire, ma i terreni adibiti a fotovoltaico è abbastanza impensabile che vengano poi recuperati. È vero, si dice, ma fra 30 anni si potrebbe, ma non è vero, perché poi sappiamo tutti che quando un terreno viene tolto all'uso agricolo o o alla naturalità, non torna mai alla condizione di terreno o agricolo naturale. Di solito ci si fa qualcos'altro. Ecco, e questo è una cosa che mi preoccupa molto, perché la pressione a fare questi interventi è molto alta, no? Io ho letto continuamente sul giornale, per esempio, prese di posizione contro i vincoli, ah, ma che basta, perché non riusciamo a fare gli impianti solari perché ci sono troppi vincoli, eccetera. Ma pensate a cosa potrebbe succedere. Io la ritengo, devo dire, francamente, un'ipotesi veramente preoccupante, perché significherebbe sacrificare grosse porzioni, grandi superfici agricole, molto, diciamo, anche utili dal punto di vista agricolo, perché il solare non si può mettere in terreni scoscesi, marginali, esposti male, eccetera. Bisogna metterlo in posti aperti, e quindi sono anche posti visibili, eccetera. Questo, secondo me, è effettivamente un esempio di conflitto possibile tra ambiente e paesaggio, no? Sappiamo, io ho esordito dicendo che il paesaggio è un modello di integrazione felice tra ambiente e uomo, e purtroppo bisogna dire che in questo caso le cose sarebbero molto, molto difficilmente equilibrate, perché probabilmente andremo incontro a un'alterazione notevole. Ci sono soluzioni diverse? Ma io penso di sì, nel senso, innanzitutto si possono, non so, sono
diciamo, soluzioni tecnologicamente e economicamente più onerose, ma per esempio impianti solari estesi sono stati fatti su isole artificiali nel mare, oppure impianti eolici sono stati posti offshore, cioè a qualche chilometro o qualche centinaio di metri all'interno del mare. Oppure si può incrementare certamente il solare sull'edificato. Questo è assolutamente ragionevole. Quello che mi preoccupa soprattutto è appunto il carattere di irreversibilità di questi fenomeni. Cioè noi sacrifichiamo un bene naturale, perché il terreno è un bene naturale scarso, non rinnovabile, per ottenere un'energia rinnovabile. Magari fra 50 anni ci saranno tecnologie che ci permettono di avere quelle energie in modi meno invasivi, e a quel punto che facciamo dei terreni che sono stati o delle torri eoliche che sono state impiantate? Le lasciamo lì? È un grosso problema. Ti faccio una domanda che è legata a questa questione e riguarda un pochino il rapporto tra la tecnica e il paesaggio. Quando si parla di modernità, ne abbiamo già parlato implicitamente a più riprese, chiaramente la relazione col tasso di sviluppo tecnico oggi quanto mai elevato nella nostra società diventa uno snodo essenziale. A un dato punto tu parli di come sia cambiata l'esperienza del paesaggio, sia nei modi in cui lo fruiamo, ad esempio parlavamo prima di noi venendo qui con la macchina, che cosa vedi con uno specifico, diciamo così, mezzo di locomozione, l'aereo a cui si faceva riferimento prima. A me viene in mente un grande storico dell'architettura, si chiama Rainer Barnum, molto noto, che ha scritto un libro importantissimo su Los Angeles, dove dice: io ho imparato che cos'è Los Angeles quando ho deciso di girare in macchina. Ho cominciato a girare in macchina perché prima quel paesaggio non ti parla se non ti associ adesso col giusto mezzo di locomozione. Però questo pone anche delle problematiche, e riguarda, tra queste problematiche, c'è anche la questione di come noi guardiamo il paesaggio. Il paesaggio è filtrato da delle macchine ottiche specifiche. Noi quando parliamo di molti paesaggi che non abbiamo mai visto, perché ne abbiamo le fotografie, i filmati, la documentazione. Ti poni questo problema in un punto del libro, dove a un certo punto poi arrivi anche a accennare, ed anche per questo che lo introducevo a questo punto della nostra conversazione, una tua definizione di paesaggio che invece è molto più allargata di un orizzonte tecnico filtrato puramente dall'occhio e dalle cosiddette macchine o dispositivi ottici con i quali riusciamo a carpirlo. Leggo un'altra volta queste pochissime righe e poi volevo di nuovo cederti la parola. Nessun dubbio, pagina 84, che i mezzi di trasporto veloci, nati con la meccanizzazione, abbiano creato un nuovo tipo di rapporto col paesaggio. È il paesaggio visto da un treno in corsa, osservato mentre corriamo in autostrada, o addirittura ridotto a carta geografica quando lo scrutiamo dall'aeroplano senza più vedere il cielo di Constable. Ma il paesaggio è anche lo spazio in cui siamo immersi, nel quale ci muoviamo e con il quale siamo in contatto con tutti i sensi. Caratteristicamente a non essere presa in considerazione è proprio la modalità più diretta di percezione del paesaggio in movimento, camminare nel paesaggio. Se il paesaggio lo vediamo dal finestrino di un mezzo di trasporto che corre velocissimo, esso è inevitabilmente ridotto al mero aspetto visivo. Ma il paesaggio in cui camminiamo torna ad essere un paesaggio fatto anche di suoni, di rumori, di odori. In questa sinestesia del paesaggio forse sta anche una delle tue chiavi di lettura sulle quali chiediamo. Sì, certo, il testo da cui partivo è un testo di Desportes, uno studioso francese che si intitola Paesaggi in movimento e studia una cosa vera, cioè è vero che molti paesaggi noi li vediamo passando, no? Con l'automobile, con il treno, magari non con l'alta velocità è difficile, ma su un treno, io sono venuto a Udine con un regionale e devo dire che dai regionali il paesaggio si vede ancora, insomma, mentre dall'alta velocità no, perché è troppo rapido il passaggio. Cioè è inutile nascondersi che molti paesaggi noi li vediamo così, no? E in fondo non c'è neanche niente di male. Pensate che le autostrade del sud della Francia sono state studiate anche da un noto paesaggista, Bernard Lassus, per, diciamo, far godere alle persone il paesaggio circostante, no? Magari non da chi guida, ma dagli altri passeggeri, ovviamente.
Ecco, qui io oppongo, ma ripeto, si tratta non, in questo caso non è un'opposizione di principio, ma semplicemente così di esperienza, il fatto che il vero modo di apprezzare il paesaggio è camminare nel paesaggio. Perché? Perché il paesaggio che vediamo attraverso i mezzi di trasporto è sempre un paesaggio ridotto ad immagine, sostanzialmente. È un'immagine. È solo un'immagine. Camminare nel paesaggio significa toccarlo in qualche modo, e lo dico nel testo perché effettivamente c'è tutto un recupero di, diciamo così, dell'esperienza del cammino nella natura, nel paesaggio e anche nella storia, no? Perché i grandi cammini sono poi grandi cammini storici, da Via Francigena, il cammino di Santiago, eccetera, no? Quindi, ecco, questa è proprio quella sinergia tra storia e natura, no? Si tratta di recuperare un rapporto diretto col paesaggio, che è un rapporto che, diciamo, fa vivere il paesaggio anche in questi aspetti, cioè, l'aspetto, per esempio, dei suoni della natura, l'aspetto olfattivo, l'aspetto termico anche, no? In fondo questa è un'esperienza, ecco, in questo caso l'esperienza del giardino può essere interessante perché i giardini vanno sempre visti più volte, perché se li vedi in primavera hanno un aspetto, se li vedi in autunno ne hanno un altro, se li vedi in piena estate un altro ancora. Perché? Perché poi questi aspetti non solo visivi, ma appunto olfattivi, anche termici, hanno la loro importanza. E in questo caso forse il giardino ci può insegnare qualcosa anche sul paesaggio, perché ci dice che vivere un paesaggio significa assaporarlo in un certo senso, non lasciarlo soltanto ad immagine, no? In fondo noi abbiamo ancora atavicamente, direi, l'idea del paesaggio come esperienza eminentemente visiva, perché la nozione di paesaggio è nata dalla pittura di paesaggio, c'è poco da fare, cioè la stessa parola paesaggio è nata dalla pittura di paesaggio. Quindi abbiamo quest'idea del paesaggio come immagine, ma il paesaggio non è solo immagine. E camminare nel paesaggio è un modo per rendersene conto pienamente, a mio parere. Sì, direi facciamo Facciamo un'ultima cosa, poi vi lasciamo liberi. Peccato che poi il libro appunto è ricco di spunti, quindi si potrebbe veramente continuare a lungo. Mi associo a questa questione del paesaggio dipinto a cui hai fatto riferimento. Nel tuo testo, a un certo punto, dedichi alcune pagine sul rapporto tra paesaggio e pittura, che secondo me sono tra le più illuminanti, facendo riferimento al fatto che molti di coloro che sono interrogati sul paesaggio, ad esempio Wilde con Turner, lo stesso Ruskin, appunto sul grande autore che ha studiato appunto la pittura, ma Rilke, e a un certo punto Simmel, di cui avevamo promesso di dire qualcosa, e quindi magari Simmel, che parte nelle sue analisi, quantomeno si concentra su Arnold Böcklin, grande pittore, pseudo-simbolista, direi, di cui molti sono stati ossessionati, tra cui anche Hitler, che teneva una copia dell'Isola dei Morti nel suo ufficio personale. Da lì ne ha fatte moltissime versioni, quindi un pittore, insomma, significativo per il mondo tedesco. Dicevo, quindi, rapporto tra pittura e paesaggio. Perché tramite la lente di Simmel invece il paesaggio acquisisce, come accennavi tu prima, un doppio registro. Da un lato dobbiamo selezionare qualcosa, quindi rimane il gesto visivo, non si può pensare al paesaggio se non a partire dal momento della selezione ottica, e dall'altro però dobbiamo sempre tenere presente che la natura è una totalità, quindi proprio mentre la selezioniamo facciamo riferimento, diciamo così, a questo sfondo sempre presente. Puoi dirci qualcosa su come questo gioco tra pittura e selezione ottica giochi un ruolo in Simmel, e poi magari salutiamo. Bene, grazie. Sì, dunque, Simmel è un autore interessante, sapete, è stato un grande sociologo, ma anche un filosofo di grande successo, anche le sue lezioni erano frequentatissime. È importante perché Simmel, proprio nella sua stessa esperienza, elaborazione teorica del paesaggio, parte dal paesaggio pittorico e arriva al paesaggio reale. Parte dalla pittura di paesaggio, parte da Böcklin, parte dai paesaggisti, ma si chiede quali sono le condizioni per cui riusciamo a vedere la natura come paesaggio, la natura anche
anche modificata come paesaggio, e quindi riflette sul, diciamo così, sul processo che attraversa anche il pittore di paesaggio per creare la sua veduta pittorica di paesaggio, no? Io mi ricordo una, mi viene sempre in mente una cosa abbastanza singolare che dice un grande storico dell'arte, Gombrich, nei suoi studi sulla pittura del Rinascimento, dice: nessuno guarda mai la natura, tutti i pittori paesaggisti si ispirano a un pittore che ha rappresentato prima di loro la natura. Beh, è un discorso che forse può funzionare per spiegare certi, come dire, certe influenze sulla rappresentazione del paesaggio, però se ci pensate è un discorso che logicamente non funziona, nel senso che qualcuno deve aver iniziato a guardare la natura. Allora Simmel si chiede proprio che cos'è quest'atto che fa il pittore e che fa anche chi guarda un paesaggio, solo che il pittore poi va oltre e fissa questa immagine, mentre chi semplicemente vive un paesaggio lo fa in modo, diciamo così, senza arrivare poi alla, a quella che Brandi chiamerebbe la formulazione di immagine, cioè alla, l'immagine della, della veduta. E Simmel spiega questo procedimento con un procedimento che da un lato è un contornare, cioè cogliere una porzione di natura, cogliere un limite che può essere anche l'orizzonte, voglio dire, deve, può essere anche un limite che si affaccia sull'illimitato, però è un contornare la natura. Solo che, dice Simmel, questo contornare, questo ritagliare, che poi la veduta paesaggistica vi, come dire, vi materializza, no? Nel, nella cornice, questo contornare, oppure pensate a, a quanti dipinti di paesaggio sono per esempio paesaggi visti attraverso una finestra, no? Caspar David Friedrich era famoso in questo, oppure pensate anche ai primissimi incunaboli di pittura paesaggistica, che sono di solito dei quadri religiosi, alle spalle delle, delle figure religiose ci sono, c'è un arco, c'è una loggia dalla quale si vede il paesaggio, ma sempre contornato appunto da una architettura. Ecco, questo contornare è essenziale, ma questo contornare, perché ci sia paesaggio, dice Simmel, deve sempre tenere sullo sfondo la totalità della natura. Se rimane soltanto un ritaglio, non è veramente un paesaggio. In fondo è quello che dicevo prima a proposito del cielo, no? La presenza del cielo, la presenza dell'orizzonte sono degli elementi fondamentali perché hanno questo affaccio, se volete, sull'infinito, cioè è l'infinito che ci ricorda l'infinito e ci ripropone l'infinito.